Oggi parliamo di patologie cardiache per i nostri amici a quattro zampe. Siamo sempre qui nella clinica VetLife di Cosenza insieme al dottor Giuseppe Molinaro. Lei è proprio il cardiologo, no, della struttura. Sì, quindi assolutamente sì. Insomma, queste patologie cardiache non sono così rare, ecco, nei nostri amici. Ma non sono così rare, diciamo, sono delle patologie per cui vi è una predisposizione anche di razza. I nostri amici a quattro zampe, vista la loro, diciamo, longevità e il loro benessere che li porta, diciamo, a vivere molto più a lungo, sviluppano tante patologie geriatriche che sono molto simili a quelle nostre, a quelle umane, come ad esempio, diciamo, le patologie cardiache. Vi è una predisposizione di razza, come dicevamo prima, ad esempio i soggetti piccoli, cioè quelli di piccola taglia, sono maggiormente predisposti a alcuni tipi di patologie, come ad esempio le patologie valvolari, le insufficienze valvolari della valvola mitralica, di quella tricuspide, a differenza poi di altri soggetti, soggetti più grandi, che possono essere, avere altri tipi di patologie, come delle stenosi, che riguardano poi altri lembi valvolari, tra cui quello aortico o quello polmonare. Bisogna inquadrare bene il soggetto, vedere la razza, la taglia, quindi fare una buona anamnesi, un buon segnalamento e andare a cercare poi di capire con gli esami, prima di tutto clinici, quindi con la visita clinica, con l'auscultazione, secondariamente poi con le indagini strumentali, con l'elettrocardiogramma, l'ecocardiografia, per andare a visualizzare e a capire bene dal punto di vista morfologico e emodinamico qual è il problema del nostro paziente. E lui è Chiron, è appena arrivato qui in ambulatorio, ha un po' di problemi questo sì. Cane, anche di respirazione, dottore. Cosa state facendo in questo momento? Certo, in questo momento, dopo la visita clinica e l'esame obiettivo particolare del cardiocircolatorio, passiamo all'esame CG che abbiamo precedentemente effettuato e nel secondo step facciamo un ecocardiogramma per, diciamo, denotare se vi sono dei problemi dal punto di vista cardiologico. Diciamo, il proprietario ci ha riferito che il cane presenta tosse, presenta dispnea, difficoltà nella respirazione, ed ecco, questi sono i sintomi principali che possono farci darci più che altro un campanello d'allarme per il sospetto di qualche patologia cardiaca. Con i passi in avanti che ha fatto anche la medicina veterinaria si possono tenere sotto controllo e garantire una buona qualità di vita all'animale? Assolutamente sì, per molte patologie cardiache, diciamo, dal punto di vista degli esami siamo ormai di pari passo, cioè ci equipariamo alla medicina umana. Anche dal punto di vista interventistico, diciamo, ci sono molte strutture in cui si riescono poi a effettuare alcuni tipi di chirurgie, diciamo, di risoluzione, per cui la chirurgia diventa terapeutica, ad esempio per delle stenosi dell'arteria polmonare o delle stenosi aortiche. E anche per oggi è tutto, grazie come sempre per l'attenzione, alla prossima.